10 anni di Romagna e cooperazione. Un convegno a Cesenatico fa il punto sul presente e sul futuro. Crescere assieme, innovare e investire. La scelta di crescere assieme come Romagna perché sappiamo che è un valore la rete di filiere che abbiamo creato all'interno di questo territorio. E investire perché sappiamo di poter investire, di dover investire, lo faremo anche nel corso del 2024. E innovazione perché sappiamo che oggi è assolutamente necessario. Le cooperative di Legacoop Romagna non si sono mai fermate, registrano dei risultati positivi anche nel 2003, e chiudono in utile oltre il 60% delle cooperative, aumentano il fatturato più o meno nella stessa percentuale nell'anno in corso. Nei prossimi 3 anni le cooperative, 2 cooperative su 3, hanno previsto un piano triennale importante di investimenti. Guardiamo al futuro con la speranza di sempre. Il futuro è quello di continuare a rafforzare Legacoop Romagna come soggetto capace di interpretare i bisogni delle cooperative, di interpretare i bisogni dei territori e di aiutare le popolazioni, i residenti, coloro che vivono in queste realtà a crescere ulteriormente. Il futuro è anche quello di migliorare ulteriormente, partendo già da una base molto positiva, i servizi che Legacoop Romagna dà alle proprie associate. Beh, Legacoop Romagna, fondendo le centrali cooperative del territorio romagnolo, ha dato un contributo fondamentale mettendo in campo politiche per la Romagna, progetti di territorio non campanilistici, quindi è stato uno stimolo molto importante per tutte le istituzioni per lavorare insieme. Stiamo seguendo questa strada, lavoriamo fianco a fianco a tutti i sistemi di impresa, le organizzazioni sindacali per rendere più forte e più, diciamo, presente la Romagna anche a livello internazionale ed europeo.